Ci siamo. Buon pomeriggio e bentrovati, buon pomeriggio 17.04, ci siamo Cisom, una parentesi quella di oggi, e ci colleghiamo con Pierluigi eccomi, che eccomi, si trova al... Sì. Pierluigi, dove sei? Eccomi, mi trovo nella splendida cittadina di Amelia, ricchissima di storia, due passi da Terni. Sì. Sì, siamo qui per seguire questo evento che è presso la Pinacoteca di Amelia, appunto, che si trova all'interno del Museo Archeologico di Amelia, che vi invito a visitare. Ieri noi Stefania abbiamo fatto una puntata dedicata proprio al Museo Archeologico di Amelia. Sto qui per seguire la presentazione di un libro che si inserisce nell'evento che è la commemorazione appunto del centenario della Prima Guerra Mondiale, che sappiamo tutti che si estenderà dal 2014 al 2018. E questo libro è molto molto interessante e ricco di storia, perché è praticamente dedicato a Ugo Marcangeli. Chi è Ugo Marcangeli? Ugo Marcangeli è un amerino morto purtroppo giovanissimo, appunto nel 1918, era un ufficiale dell'esercito, appunto morto sul Monte Grappa, e decorato con una medaglia d'argento. E questo libro è appunto, dicevo, ricco di storia, ed è presentato da Tania Maffei e Paolo Ciampi, che sono gli autori. Tania Maffei ha scoperto di avere questo pronipote, chiaramente di Ugo Marcangeli, e ha ricevuto in dono dai suoi avi questa bellissima raccolta di fotografie, poesie sulla vita di Ugo. E pur essendo lei fiorentina, ha scoperto che Ugo aveva avuto dei natali, cioè aveva passato parte della sua vita, circa 2 anni, qui ad Amelia, e si è messa sulle tracce di Ugo, raccogliendo appunto, come ho già detto, tante testimonianze della sua vita, e facendo così interessare il suo amico Paolo Ciampi, scrittore fiorentino, alla storia di Ugo, e Paolo ha redatto questo bellissimo libro. E oggi appunto intervisteremo gli ospiti che avremo qui alla Pinacoteca, che però non sono ancora arrivati, mi dicevi, Pierluigi. Manca pochissimo, stiamo aspettando il sindaco, abbiamo già qui l'assessore Passagrilli, abbiamo già la coautrice Tania Maffei, appunto. Possiamo sentirli brevemente, sia l'assessore che la coautrice? Sì, soltanto fra un attimo, se facciamo un piccolo break io riesco a portarli al microfono. Ti ringrazio Stefania. Sì, un break quanto lungo? No, brevissimo. Quindi posso chiacchierare io nel frattempo? Sì, se vuoi sì. Ecco, okay. Guarda, qui noi siamo tutti in diretta, mi sto regando appunto a... Ecco, ok, perché altrimenti eccoci. Slittiamo con gli orari, quindi... Chiaramente, ci mancherebbe altro. Non volevo inserire un pezzo musicale. Intanto sto passeggiando. Comunque, ecco, ieri abbiamo avuto in diretta la dottoressa, puoi dirlo tu Pierluigi, che sei l'esperto. Sì, abbiamo avuto la dottoressa Elena Trippini, che è del sistema museo, appunto del Museo Archeologico di Amelia, e l'archeologa. Scusate. Sì, no, capisco, ti stai ricando. Sto cercando di fare tutto in diretta, ma penso che non ci riuscirò. Allora, ascoltiamo un pezzo musicale. Break musicale. Sì, ok, ascoltiamo un pezzo musicale, sì. Poi torniamo insieme a Pierluigi, si trova, come avete sentito, alla Pinacoteca del Museo di Amelia. Sono le ore 17:08, minuti primi, a Radio Incontro. 17:11, torniamo in diretta con Pierluigi. Pierluigi, ci sei? Pierluigi? No, proviamo a richiamarlo. Allora, magari è caduta la linea. Pierluigi è alla Pinacoteca Comunale del Teatro di Amelia per la presentazione del libro, molto molto bello. Nel libro Tu figlio vivrai, alla presentazione c'è, e noi stiamo aspettando l'assessore Passagrilli e la coautrice Tania Maffei, e per
appunto sentire in diretta dalla loro voce quanto hanno da dire riguardo a questo libro, che è particolare e che abbiamo presentato anche tra l'altro 2 settimane fa nell'appuntamento con Ci Siamo Cisom del giovedì delle ore 17:30. Allora, forse riusciamo a riprendere in diretta Pierluigi, io non so se lui è già disponibile. Ci siamo. Ci siamo Cisom, Radio Incontro, non so se Pierluigi è già disponibile. Pierluigi, ci sei? Eccomi Stefania. Sì. Hai qualche problema con gli ospiti? Sì, abbiamo avuto un problema telefonico. Sì. Sto prendendo fiato, non so se si sente, il bello della diretta. Sicuramente sì. Allora, Pierluigi. Eccomi. Se vuoi ti do ancora un po' di tempo con il notiziario sportivo. Sei 30 secondi, ti ringrazio, così intanto mi organizzo un attimo. Io ho 6 minuti più che 30 secondi. Quanti minuti abbiamo? 6 minuti, ci risentiamo fra 6 minuti? Sì, va benissimo, sì, ok. Ok, allora ci sentiamo fra 6 minuti con Pierluigi, intanto noi passiamo la linea allo sport. Ci siamo. Speriamo di esserci veramente, abbiamo avuto qualche problema con il collegamento. Pierluigi, ci sei? Eccomi. Meno male, ci siamo, Cisom. Allora Pierluigi, tu ti trovi alla Pinacoteca del Museo Comunale di Amelia per la presentazione del libro. Nel libro Figlio, tu vivrai, abbiamo già detto. Hai gli ospiti? Sì, ho qui la coautrice Tania Maffè, nonché proprietaria del memoriale da cui Paolo Ciampi, lo scrittore, ha tratto il suo libro. Ed sì. È proprio da Tania Maffè che volevo farmi raccontare appunto come questo memoriale è giunto fino a lei e quanta passione ci ha messo per riuscire a coinvolgere Paolo Ciampi in questa avventura. Buonasera a tutti, sono Tania Maffè. Vi volevo raccontare appunto di questo memoriale che racconta. Ecco, dovrebbe parlare un pochino più vicino Pierluigi. È morto durante la prima guerra mondiale, ha soltanto 18 anni, e il padre, per ricordarlo, ha raccolto tutto ciò che riguardava la vita di questo ragazzo e ha deciso di appunto di fare questo volumone, questo memoriale che ne ricordasse la memoria, il ricordo. E questo interessantissimo libro, dopo il padre, è passato alla sorella di Ugo, Maria, che poi era mia nonna, poi da lei è arrivata la mia mamma e poi, passando attraverso, oltre che la prima guerra mondiale, anche la seconda, è arrivato fino ai giorni nostri, fino a me. E io poi da lì l'ho studiato e ho scoperto tutta la vita di questo ragazzo e della sua famiglia, la famiglia Marcangeli. Fino ad arrivare appunto ad Amelia, dove c'è la stele che testimonia appunto il ricordo di Ugo Marcangeli. E volevo anche ricordare questa sua, cioè Tania ha fatto un grande lavoro per giungere fino a qua, ci ha messo quasi 6 anni per fare questo percorso, anche grazie all'assessore ai beni culturali appunto di Amelia, Riccardo Passagrilli, che ha dato un contributo importante al riconoscimento del luogo dove Ugo ha vissuto qui ad Amelia. In questo vorrei passare la parola a Paolo Ciampi. Buonasera Paolo Ciampi. Buonasera a tutti voi. Che è lo scrittore, cioè colui che è riuscito a farsi coinvolgere da Tania alla stesura di questo libro vero e proprio, che viene appunto dal memoriale. Ecco, io volevo chiederti appunto come ha fatto, o quanto c'è anche della tua voglia, perché tu ti occupi di queste cose. Prego, ti lascio la parola. Esatto, grazie. Io in genere scrivo storie di persone magari poco conosciute che incrociano la grande storia. Avevo bisogno anche di una storia della grande guerra, trovare magari una persona, un nome fra i milioni di persone che sono state inghiottite da quell'immane catastrofe. Non ce l'avevo. Tania, con la sua sensibilità, la sua passione, la sua storia di famiglia, ha saputo porgermela. All'inizio forse non l'avevo neanche capita, non l'avevo afferrata
in tutta la sua potenza e capacità emotiva, però poi insomma me l'ha saputa spiegare, me l'ha saputa tradurre in un linguaggio e una capacità appunto di parlare anche ai tempi nostri che mi ha detto io ci devo essere. A volte le storie arrivano proprio così, non le cerchi e ti arrivano. È proprio vero. E questo libro che io ho avuto la fortuna di vedere, avere qui sotto gli occhi, è veramente molto 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 importante e ricco di testimonianze, di poesie, di fotografie bellissime, e veramente con una definizione, perché all'epoca il papà di Ugo aveva questa possibilità, essendo tutto sommato una famiglia benestante, di poter fotografare, e ha portato questa grandissima testimonianza. Il libro è meraviglioso, e se c'è qualcuno che ancora vuole venire qui alla Pinacoteca può arrivare, siamo ancora qui disponibili ad accoglierli, e stiamo aspettando anche il sindaco Riccardo Maraga di Amelia, che mi dicono sta arrivando. Magari, se Stefania, vogliamo fare una piccola pausa giusto perché io possa organizzarmi un secondo, o lo vuoi che la porto in diretta? Ecco, no, il problema è, Pierluigi, che io fra 7 minuti devo assolutamente andare con il prossimo programma, ho già gli ospiti in studio. Ce l'ho qui davanti. Perfetto, a me, una battuta. Perfetto. Ecco Riccardo Maraga che mi guarda stupito, siamo di Radio Incontro Terni, siamo qui per testimoniare questo bellissimo evento qui alla Pinacoteca. E quindi questo evento che si incastra appunto nel centenario della commemorazione della Prima Guerra Mondiale. Ecco, una domanda semplice, quanto è importante per una persona, poi un sindaco giovane come te, la memoria storica anche nella politica? Buonasera a tutti, la memoria storica è fondamentale, per questo noi abbiamo voluto all'interno della Memoria Festival inserire un convegno che si occupasse anche della memoria della Prima Guerra Mondiale, di cui appunto quest'anno ricorre il centenario. Abbiamo partecipato attivamente alla programmazione di eventi per questa ricorrenza voluti dalla prefettura, coinvolgendo soprattutto le scuole, perché crediamo che debba partire soprattutto da lì la ricostruzione di una memoria collettiva che spesso sembra essersi un po' persa. Il personaggio di cui si parla oggi e tanti che fecero la vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale erano giovanissimi, erano del 1899. Quindi questo può rendere anche ai giovani di oggi la storia più vicina, proprio perché i protagonisti non sono persone a loro lontane, ma persone che avevano la loro stessa età. Bene, Stefania, questo è il messaggio che il sindaco. Grazie, un saluto al sindaco di Amelia. Io stavo facendo. Pierluigi, mi senti? Sì, io stavo facendo un po' di polemica qui in studio, dicevo che non tutti i sindaci a volte sono disponibili a venire in diretta e ci dispiace, perché noi li intervistiamo e questo porta sicuramente beneficio ai comuni che loro rappresentano. È disponibilissimo da venire in diretta, infatti si è catapultato, insomma, detto così pare eccessivo, però insomma ha avuto molto piacere di stare con e noi. Ci ha fatto molto piacere, ringrazialo a nome nostro. Anche altre possibilità, visto che queste commemorazioni durano fino al 2018, ad avere ancora qualche incontro con il sindaco, ci mancherebbe altro, mi dice di sì, se ne sono felicissimi. Perfetto. Sì, saluto tutti, complimenti per il lavoro che fate, sono a disposizione per qualsiasi apporto che io possa dare. Grazie. Grazie sindaco, grazie. Riccardo Maraga, il sindaco di Amelia. Grazie Stefania. Grazie Pierluigi. Non so se è tutto, se vogliamo risentirci al termine. Voglio ricordare Maurizio Valentini che ha contribuito a questo progetto del Comune di Amelia come consulente del Comune di Amelia a questo progetto per la commemorazione dei 100 anni, e Riccardo Pastorilli l'abbiamo già ricordato, e credo che abbiamo detto tutto e possiamo salutarci Stefania. D'accordo, magari poi sì, potremmo sentirci in privato se sarà il caso di fare un altro collegamento al termine del programma Vacanze Italiane. Va benissimo. Ok? Grazie. Stefania, un saluto da Pierluigi Sentella per Radio Incontro. Grazie Pierluigi, ciao. Sono le ore 17:26 a Radio Incontro ed è il momento, come dicevo prima, di Vacanze Italiane.